In un crescendo di adrenalina politica inizia botte e risposta tra i big in corsa per Palazzo Carafalecce. Dai rispettivi palchi, Poli Bortone e Salvemini non si risparmiano parole al vetriolo. Fa tremare il cinema Massimo Carlo Salvemini con la sua analisi del centrodestra. Che esiste una generazione di amministratori, come Alessandro è l'espressione più alta, che vive l'impegno come servizio, che non ha l'ossessione del potere, che considera il potere non un fine a se stesso, come qualcuno vuole quotidianamente ricordarci, anche con certe sbavature di stile. Pure io sono usato il dialetto, sapete? Quando di nuovo, quando senti ieri che nei corridoi, nelle strade, mi ha dispiaciato. E non si capisce bene cosa, no? Perché dopo ci siamo noi. Ma per fare cosa? Per fare cosa? Giusto per sentirvi padroni di un palazzo che è di tutti e che abbiamo aperto a tutti e che dobbiamo preservare aperto a tutte e a tutti. Un esercizio di democrazia che riconosce il diritto alla felicità di ciascuno. Questo fa sorridere i nostri avversari. Oscillo fra la descrizione del ragioniere montabile a quello del filosofo che vive